Gesù e Maria? Una tradizione africana dice che quando c'è un vento gagliardo è un grande spirito, una grande anima che vola verso il cielo. Potremmo applicare questo a favore di Tindara, perché effettivamente una mamma, una nonna, una bisnonna che conclude il ciclo della sua vita terrestre, 84 anni, è da definire una vita compiuta. Una vita compiuta nella grazia del Signore, nella comunione con Gesù, che ha accompagnato nel Calvario quotidiano, fino alla croce della malattia, fino a quelle ore, a quei momenti, a quei giorni di agonia, che sono stati associati nella trepidazione e nella preghiera dei parenti, amici e conoscenti. Vogliamo condividere questo dolore formulando le nostre più sincere condoglianze alla figlia, al figlio, al genero, alla nuora, ai nipoti, ai pronipoti e a tutti coloro che hanno voluto bene Tindara, perché da lei hanno ricevuto del bene. In questo dialogo di carità cristiana e di reciprocità, noi vogliamo considerare quello che Giovanni ci ha detto nel suo Vangelo, e cioè: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se muore, porta molto frutto. Diceva un teologo contemporaneo, Teilhard de Chardin, che tutta la materia procede verso la spiritualizzazione. L'anzianità, il disfacimento del corpo, il venir meno delle forze ci fa capire come l'uomo effettivamente da un lato tenda alla morte con il rallentamento di tutte quelle che sono le sue attività fisiche e fisiologiche, ma da un altro lato proprio l'avanzare degli anni, l'esperienza della vita, le sorprese che la vita ti fa ti maturano e ti rendono più spirituale. Allora l'augurio che formulo ai figli di Tindara, l'augurio che formulo ai nipotini di Tindara, è che possano sempre vivere, non solo in maniera carnale, ma anche spirituale, possano cioè sempre vivere nella grazia di Dio, nella comunione con il Signore, frequentando che cosa? I sacramenti, partecipando alla Santa Messa Domenicale, perché se non ci entriamo con i nostri piedi in chiesa, qualcuno ci porterà, e cioè i becchini, in modo, come vedete, orizzontale. E allora finché il Signore ci dà vita, finché il Signore ci dà tempo, profittiamone veramente per poter realizzare questa nostra vocazione, quella la santità. Il novello beato Carlo Acutis ci ha messo 14-15 anni, come San Domenico Savio, i pastorelli di Fatima meno ancora, perché morirono a 7-8 anni di età. Per Tindara ci sono voluti 84 anni, per ognuno di noi un cammino diverso, ma siamo certi che l'ora nella quale ci chiama il Signore è sempre l'ora migliore. E vorrei concludere con un pensiero alla Madonna, visto che la nostra sorella defunta portava il nome della Madonna di Tindari, alla quale tutti siamo particolarmente devoti, perché è una nostra vicina di casa. Ma la Madonna non è nostra vicina di casa soltanto perché si venera in un celebre santuario a pochi chilometri dalla nostra Barcellona. Maria è nostra vicina di casa perché è una come noi, è una di noi, che ha detto sempre sì al Signore per vivere in comunione con Lui, per vivere secondo la sua volontà, per realizzare un progetto di amore e di santificazione. E quello che vogliamo chiedere al Signore a Tindara, vogliamo farlo proprio attraverso Maria,
l'intercessione della Madonna, onnipotente per supplica, per preghiera, non per qualità propria, perché non è una divinità la Madonna, ma avendo acquistato dei meriti ineffabili e inesprimibili davanti a Dio, di cui è la madre, la figlia, la sposa, tutto quello che lei chiede a Dio lo ottiene. E che cosa vogliamo chiedere per Tindara al Signore, il paradiso? Che le porte del paradiso le siano aperte, e lo chiediamo veramente con tanta fiducia, lo chiediamo con tanta speranza, lo chiediamo con tanto amore. E poco prima di morire, qualche oretta prima della sua morte, del suo ultimo respiro, Tindara ha anche ricevuto lo scapolare della Madonna del Carmelo, il cui simulacro è presente nella nostra, nella vostra, nella sua chiesa parrocchiale. E la Madonna promette a tutti coloro che portano lo scapolare mariano di liberarli il primo sabato dopo la scomparsa per poter accedere al paradiso. Tindara porterà sempre tra le mani una corona del rosario e costringe tra le sue dita anche in questa bara una corona del rosario per farci capire che la nostra vita è come tanti chicchi di grano che noi dobbiamo seminare nella nostra vita con generosità per raccogliere con generosità. E se Tindara è morta tra le braccia del Signore ricevendo i sacramenti del grande viaggio, l'olio degli infermi, e non è da tutti e per tutti, ricevere in punto di morte l'olio degli infermi, è perché il Signore si è ricordato di lei, ha voluto assisterla fino alla fine per dirle: vieni, serva buona e fedele, entra nella casa del tuo padrone e condividene la gioia per sempre. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.